Chiedo, esigo, che la Chiesa abbandoni l'atteggiamento, la mentalità e il linguaggio dell'odio, del disprezzo, della marginalizzazione, stigmatizzazione, esclusione delle persone appartenenti alle minoranze sessuali. Che fermi la discriminazione e una soft persecution che viene attuata dentro e fuori dei confini della Chiesa. Chiedo che la Chiesa condanni qualsiasi penalizzazione delle persone in quanto omosessuali appartenenti alle minoranze sessuali, che la Chiesa si esprima chiaramente contro qualsiasi terapia di conversione o di correzione del sano e naturale orientamento sessuale delle minoranze sessuali. Esigo che il nostro Santo Padre riveda il Catechismo della Chiesa Cattolica nel punto in cui viene presentata l'omosessualità, con una falsa definizione e con una disumana proposta di vita per le persone omosessuali credenti. Chiedo la immediata cancellazione della discriminatoria istruzione circa la non ammissione delle persone omosessuali al sacerdozio cattolico, firmata dal Papa Benedetto XVI nel 2005. Chiedo che la Chiesa inizi una seria e serena riflessione scientifica, teologica, morale, imparziale e interdisciplinare, capace di confrontarsi con le scienze, senza rifiutare le scienze come approcci ideologici, anche se con tutto la Chiesa forse non potrà essere d'accordo. Deve prima studiare la realtà, perché come dice Papa Francesco, è la realtà che esiste, è le idee che si formano e devono rispettare la realtà. Chiedo alla mia Chiesa di amarci. E grazie a voi.